Tutorial creativi, la dahlia in decorative painting. Allora, ci serviranno due colori acrilici in colori contrastanti. Devono essere né troppo liquidi e né troppo densi. In questo caso io uso questi dell'Art Deco perché veramente sono perfetti per le sfumature. Poi ci servirà un medium ritardante per le sfumature che può essere sia in gel che in crema. In questo caso io uso quello in crema. Ne metteremo un po' sulla vaschetta e andremo ad agitare molto bene i colori perché altrimenti non saranno ben distribuiti. Ne mettiamo un pochino, davvero poco, sulla vaschetta perché i colori acrilici tendono appunto a seccarsi. Ne mettiamo un po' alla volta in modo che avremo sempre un colore ben fluido. Mettiamo una goccia di blu e una goccia di crema. Adesso con un pennello piatto andremo a caricare il pennello. Vi faccio vedere come si fa. Basterà bagnarlo nel gel, in questo caso appunto la crema ritardante per le sfumature, e lo carichiamo ben bene. Una volta che il pennello sarà ben caricato, come vedete non rimane proprio traccia del gel ma deve essere ben distribuito su tutte le setole, andremo ad intingere il pennello da una parte e dall'altra nel colore. Da una parte metteremo il blu e da una parte metteremo il color crema, come vedete diviso proprio a punta, due mezzelune, vedete, nella punta sopra e sotto. E adesso andiamo a caricare il pennello con il colore. Meglio caricheremo il pennello, più facile sarà fare le sfumature. Come vedete io vado soltanto avanti e indietro premendo le setole sul piattino e passando avanti e indietro prelevo un po' di colore sia a destra che a sinistra. Vedete che le sfumature già si sono create sul pennello. Adesso non dobbiamo fare altro che caricare il pennello poi per partire con la realizzazione. Rintingiamo prima da una parte e poi dall'altra, togliendo il colore in eccesso. Quindi faremo qualche tocco sul piattino proprio per togliere un pochino del colore in eccesso e possiamo già partire con il nostro lavoro. Ci metteremo con il pennello perpendicolare al foglio. Mi raccomando, cercate di restare dritti. Io mi metto un po' più a favore di telecamera, ma dovreste cercare di mantenervi dritti. E faremo questo movimento leggermente rotatorio, schiacciando con il pennello col bianco verso l'alto e andando verso il basso, così, una specie di virgola. Facciamo la stessa cosa per cercare di dare un po' di spessore al fiore e reintingiamo di nuovo il pennello. Non sarà necessario caricarlo tutte le volte nel gel, basterà ricaricare il pennello per fare le nuove pennellate. Come vedete il movimento è sempre lo stesso, schiaccia e tira, schiaccia e tira. Si deve staccare in modo netto dal foglio. L'importante è ricordarsi di ricaricare il pennello un paio di pennellate, due o tre pennellate, ricaricate sempre il pennello, altrimenti si perderà la sfumatura. Vedete, schiaccia, tira e rialzo il pennello. A seconda di come mi sposto sul foglio, quindi da che angolazione faccio prendere al pennello, cambia la direzione dei petali. Come vedete prima vado verso destra, poi vado verso sinistra, quindi però il risultato è sempre lo stesso. Premo il pennello, schiaccio, tiro e tiro su. Ecco, aggiungo qualche altro effetto, qualche altro petalo, ricarico il pennello, spostatevi ogni tanto quando caricate il pennello, altrimenti il colore si è seccato, poi vi si attacca il pennello. Vedete che io ho cambiato lato, adesso vado leggermente in orizzontale. Dobbiamo fare la parte di sotto. La parte di sotto faremo lo stesso movimento di prima ma al contrario, quindi invece dall'alto verso il basso andremo dal basso verso l'alto, in questo caso sempre caricando prima il pennello, scaricandolo leggermente in modo che non sia troppo, come vi ho detto prima, dal basso verso l'alto, schiaccia e tira, schiaccia e tira. Questo è il movimento che si deve fare, semplicemente schiacciare e tirare. Adesso andiamo a riempire un po' la parte centrale, sempre carichiamo il pennello, lo scarichiamo pochino e andiamo a formare giusto un tocco i petali centrali. Vedete come a seconda di dove siamo andati con il pennello abbiamo ottenuto la direzione di un petalo diverso. E adesso andiamo a concludere con qualche altro piccolo tocco per dare un po' più spessore al fiore.
Adesso, per cercare di dare un po' più di profondità al fiore, andrò a dare qualche tocco di luce, che sono la cosa che mi piace di più. Quindi ricarico il pennello e ripasso su qualche petalo per dare quella sensazione di bianco in più, che è proprio la particolarità della dahlia. La dahlia, appunto, in alcune qualità di dahlia ha proprio questa punta abbastanza carica, abbastanza chiara, e faccio la stessa cosa che ho fatto prima, solo con il colore meno diluito, quindi meno sfumato, proprio per dare quella sensazione più netta. E così ho dato un po' più di profondità al fiore. Spero di essere stata abbastanza chiara. Adesso vi faccio rivedere un'altra volta lo stesso movimento e ne facciamo un altro qui da quest'altro lato. Carico il pennello come al solito, provo un po' la sfumatura e riparto di nuovo. Quindi, sempre perpendicolare al foglio, mi raccomando, sempre perpendicolare al foglio, andiamo a fare questa virgola. Quindi schiacciamo il pennello, pieghiamo, giriamo e tiriamo su. Schiacciamo, pieghiamo e tiriamo su. Vedi? Pieghiamo e tiriamo su. L'importante è, a seconda di quanto imprimiamo il pennello sul foglio, il petalo sarà più sottile o più largo. Sempre caricare e scaricare il pennello. A seconda della direzione, come vi ho detto, cambierà il petalo e sarà sia sopra che sotto. Adesso aggiungo giusto qualche piccolo petalo, un po' più piccolo, all'interno del fiore. E andiamo a fare adesso la parte inferiore del fiore. Vedete, avvolgo prima con due petali in orizzontale e dopo aver ricaricato il pennello andiamo a fare la parte sottostante, quindi ripetendo lo stesso movimento, schiacciando e tirando, ma dal basso verso l'alto in questo caso. Ricarichiamo il pennello e andiamo a fare la parte centrale del fiore. In questo caso diamo un colore più o meno di base, sempre ripetendo gli stessi movimenti. Ricarichiamo il pennello e diamo quei tocchi di luce che vi avevo detto prima, perché la dahlia, come vi ho detto, ha proprio questa particolarità, che ha le punte un po' più decise, un po' più cariche. Quindi riprendiamo di nuovo il colore sul pennello senza scaricarlo e andiamo a dare qualche tocco di bianco per dare un po' più di profondità, giusto su qualche petalo, proprio per dare quella sensazione di luminosità. Come vedete, sono tutte pennellate molto 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 semplici. Basterà semplicemente dare un tocco, schiacciare e tirare, molto semplice, non vi spaventate, basterà fare qualche prova, ma vi assicuro che riuscirete tranquillamente nella realizzazione del fiore, perché anche se si sbaglia si può sempre ripassare sul petalo, come state vedendo. Io non ho problemi nel ripassare il pennello più volte sullo stesso petalo. Ovviamente dipende dall'effetto che volete dare. Io in questo caso preferisco l'effetto un po' più pittorico, quindi preferisco ripassare qualche volta sul petalo e dare quella sensazione un po' più carica di colore, ma dipenderà veramente dai gusti, se vi piace più netto la distinzione tra il colore o più sfumata, come in questo caso io la preferisco leggermente sfumata. Adesso passiamo alla realizzazione del gambo. Come vedete, ho dovuto rifare i fiori perché ho avuto dei problemi con il video, però il risultato è sempre lo stesso. Partiamo ricaricando il pennello, questa volta però metteremo il colore blu verso l'alto, perpendicolare sempre al foglio. Ci appoggiamo sul foglio e, senza schiacciare troppo, andiamo a fare una linea leggermente incurvata, mantenendo più o meno sempre la stessa pressione. Alla fine ci allargheremo solo un po' per dare un po' di movimento. Non vi preoccupate, possiamo tranquillamente ripassare quante volte vogliamo. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, sempre perpendicolare al foglio, ricarichiamo il pennello, senza schiacciare troppo andremo a fare una piccola virgola. Vedete, perpendicolare al foglio, tirate e via. Alzate in modo deciso dal foglio, in modo che si avrà un colore abbastanza netto nello stacco dal foglio. Creiamo adesso una piccola foglia e faremo lo stesso movimento di prima, schiacciamo, tiriamo ed alziamo. Le foglie ve le ho già fatte vedere in un altro video, casomai vi lascio il link così vi potete andare a guardare tutte le foglie che si possono realizzare con questa tecnica. Basterà semplicemente schiacciare,
girare e rialzare, vedete? Schiacciare, ve lo faccio rivedere, schiacciare, girare e rialzare il pennello e questa è la realizzazione delle foglie. Ne facciamo qualcun'altra per concludere la realizzazione. Ecco, adesso ne facciamo una un po' più lunga, schiacciamo, tiriamo, giriamo, di nuovo schiacciamo, giriamo e tiriamo su. Non vi preoccupate se non viene perfetta, ma basterà ripassarci sopra e otterremo il risultato desiderato. Questa è la realizzazione della dahlia, spero che vi sia piaciuta, non è molto difficile da realizzare, ci vorrà soltanto un po' di buona volontà e tante prove, però vi assicuro che è semplice. Vi do giusto l'ultimo consiglio, per fare le prove della dahlia basterà semplicemente un foglio di carta. Anche quello della stampante va bene lo stesso, non c'è bisogno per forza del cartoncino. Certo, sul cartoncino il pennello scorre meglio, si carica meno di acqua e sarebbe l'ideale, ma se non l'avete in casa o comunque volete fare più prove senza una spesa troppo elevata, potete tranquillamente utilizzare i fogli di carta di casa, almeno per quanto riguarda le prove, perché è una tecnica che si può fare su qualsiasi cosa. Spero che questo piccolo video vi sia utile, vi lascio il link per andare a vedere quello delle foglie e vi rimando al prossimo video che sarà sulla rosa. Buona creatività a tutti, al prossimo tutorial, ciao ciao!